Partita IVA per igienista dentale. Sei un igienista dentale e stai pensando di aprire la tua partita IVA? Bene, allora questo è il video che fa per te. In questo video voglio parlarti di tutto quello che devi sapere nel caso in cui tu voglia intraprendere questa attività con partita IVA e anche i casi in cui non è necessaria la partita IVA. Prima però mi presento con te, io sono Giampiero Teresi, sono l'autore di alcuni libri a tematiche fiscali, ultimo fra questi Regime Forfettario 2020, che trovi anche su Amazon. Sono l'autore di questo canale YouTube dove settimanalmente inserisco nuovi video, nuovi contenuti riguardanti il mondo della partita IVA. Sono soprattutto l'autore del mio blog regime-forfettario.it, un blog di natura fiscale incentrato sul mondo del regime forfettario e punto di riferimento ormai di tantissimi professionisti, commercianti o artigiani che vogliono aprire partita IVA in regime forfettario. Ma andiamo quindi all'argomento principale di questo video, partita IVA per igienista dentale. Ecco tutto quello che devi sapere. Prima di parlarti della partita IVA però è giusto che tu sappia che in alcuni casi non sarà necessario aprire la partita IVA. Lo Stato infatti ha messo a disposizione uno strumento fiscale, si chiama prestazione occasionale, che potrà permetterti di lavorare in regola con il fisco senza la necessità di aprire da subito la tua partita IVA. La prestazione occasionale però ha dei limiti ben precisi. Il primo limite è che appunto è occasionale, può essere effettuata una tantum, al massimo una volta l'anno con ogni singolo committente. Se dovessi lavorare più volte l'anno con lo stesso committente, allora da quel momento sarà necessario l'apertura della partita IVA. Un altro limite della prestazione occasionale è un limite temporale. La prestazione occasionale non deve durare più di 30 giorni consecutivi durante l'anno. Se dovessi superare i 30 giorni consecutivi, allora da subito devi pensare all'apertura di una partita IVA. Avrai un limite da rispettare di incassi pari a 5.000 euro, ma il limite più importante è un limite pubblicitario. Non puoi pubblicizzare in alcun modo la tua attività se dovessi scegliere la prestazione occasionale. Non potrai quindi avere un tuo sito internet, una tua pagina Facebook, una tua pagina Instagram, dei bigliettini da visita o dei volantini che pubblicizzino la tua attività. Anche qui, se hai intenzione da subito di pubblicizzarti con la tua attività, bene, allora sappi che devi aprire la partita IVA. In ogni caso, se dovessi riuscire a rispettare tutti questi limiti relativi alla prestazione occasionale, potrei utilizzare questo strumento. A questo punto ti basterà emettere una ricevuta di prestazione occasionale, che è un modello molto simile a una fattura vera e propria che potrai anche trovare su internet, e compilare questa ricevuta. All'interno di questa dovrai inserire i tuoi dati anagrafici, i dati del tuo committente. Dovrai enumerarla e datarla, dovrai descrivere l'attività che tu stai effettuando per il tuo committente e dovrai inserire l'importo da percepire. All'importo verrà applicata la cosiddetta ritenuta d'acconto. In pratica il 20% dei tuoi compensi verranno trattenuti dal tuo committente, che li verserà tramite un modello F24 entro il 16 del mese successivo allo Stato come anticipo sulle tue tasse. Ti faccio un esempio: se tu dovessi effettuare una prestazione occasionale per un importo pattuito con un tuo committente pari a 100 euro, non incasserai 100 euro, ne incasserai 80. Il 20%, per cui 20 euro, verrà trattenuto dal tuo committente a titolo appunto di ritenuta d'acconto, che verserà questi 20 euro allo Stato tramite modello F24 come anticipo sulla tua tassazione. Lo stesso committente l'anno successivo ti rilascerà una certificazione unica che attesta l'effettivo versamento della tua ritenuta d'acconto. Dovrai prendere questa certificazione unica e poi portarla al tuo commercialista, al tuo consulente per la tua dichiarazione dei redditi, che sarà appunto il modello unico. Bene. Ti ho parlato di casi in cui non sarà necessario aprire una partita IVA, invece nel caso in cui tu volessi intraprendere la tua attività con continuità, nel caso in cui tu vorrai pubblicizzare in ogni modo la tua attività e comunque avere dei rapporti collaborativi e lavorativi per una durata maggiore di 30 giorni, da subito devi aprire la tua partita IVA. In questo caso quello che ti consiglio è sicuramente di iniziare con una partita IVA in regime forfettario. Questo perché questo regime ti darà una serie di vantaggi. Innanzitutto una tassazione più bassa, perché le tasse sono pari al 5% per i primi 5 anni, diventano poi 15% dal sesto anno in poi. Un altro vantaggio è che non avrai l'IVA, per cui quando emetterai una fattura, ad esempio da 100 euro, non sarà 100 più IVA, ma sarà 100 punto e basta, proprio perché l'IVA non c'è. Non avrai neanche la ritenuta d'acconto, per cui incasserai il 100% dei tuoi compensi senza alcun tipo di trattenuta. Dovrai rispettare un limite di fatturato che è pari a 65.000 euro annuali. Se un giorno poi dovessi superare questo limite, uscirai fuori dal forfettario il 1° gennaio dell'anno successivo. Oltre le tasse,
dovrai pagare anche i tuoi contributi previdenziali INPS. Nel caso di attività di igienista dentale, questa rappresenta un'attività da libero professionista senza un albo di appartenenza. Tutti i liberi professionisti senza un albo di appartenenza, senza una cassa di appartenenza, vanno iscritti alla gestione separata INPS per il versamento dei propri contributi previdenziali. La gestione separata INPS rappresenterà quindi quel fondo al quale verserai appunto i tuoi contributi ai fini pensionistici. Il vantaggio della gestione separata INPS è che non prevede alcuna quota fissa annuale o trimestrale da versare. Immagina che se tu fossi stato invece nella categoria dei commercianti o artigiani, avresti dovuto pagare una quota fissa di contributi INPS pari a circa 3.600 euro annuali, anche in assenza di fatturato. Qui non sarà così proprio perché non sono previste quote minimali, ma i versamenti saranno soltanto in percentuale sul fatturato. Quindi, se dovessi emettere delle fatture, pagherai una quota di tasse o una quota di contributi. In caso di assenza di fatturato, non dovrai pagare nulla di contributi previdenziali. La percentuale di contribuzione dal 2022 è intorno al 26%. Quindi, 5% di tasse più circa il 26% di contributi INPS. Entrambe le percentuali però andranno versate non su tutto il fatturato, ma solo sul 78% del fatturato. Questo perché lo Stato ipotizza che la restante parte, per cui il 22% del tuo fatturato, tu l'abbia speso per la tua attività. Ipotizza quindi di aprire partita IVA e di fatturare ad esempio in un anno 10.000 euro. Di questi 10.000 euro il 22%, per cui 2.200 euro, non ti verrà tassato e neanche contributi INPS ci pagherai su questa quota. Sulla restante parte, per cui su 7.800 euro, quello rappresenterà il tuo vero e proprio utile. Per cui le tasse del 5% e l'INPS del 26% andrà calcolato solo su 7.000 euro. Questo è un po' il funzionamento del regime forfettario. Adesso invece voglio parlarti di cosa devi fare per aprire la tua partita IVA. Inizio subito col dirti che aprire partita IVA da igienista dentale è assolutamente gratuito ed anche immediato. Per aprire partita IVA infatti bisognerà compilare una modulistica, si chiama modello A912, che potrai recuperare direttamente presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. È un modello di 4 pagine che dovrai compilare con tutti i tuoi dati e presentare presso gli uffici, che da subito ti rilasceranno il certificato di attribuzione di partita IVA, un certificato dove appunto sarà presente il tuo numero di partita IVA. Il modello A912 andrà compilato inserendo dei dati importanti, sicuramente i dati anagrafici, i dati relativi alla tua sede dell'attività, che se non hai un ufficio tuo potrà essere anche la tua residenza o il tuo domicilio. Dovrai inserire il tuo codice Ateco, dovrai inserire la scelta del tuo regime fiscale. Soprattutto la scelta del regime fiscale e la scelta del codice Ateco sono due scelte importanti che ti consiglio di effettuare insieme al tuo commercialista, consulente o tributarista, in modo che non commetterai errori su questa compilazione. Bene, spero di averti chiarito un po' tutto quello che c'è da sapere per qualsiasi igienista dentale nel caso in cui appunto tu voglia aprire la tua partita IVA, i casi in cui non sarà necessario farlo. Adesso invece voglio parlarti di cosa posso fare per te. Dal 2014 per primo in Italia ho creato un servizio di contabilità che è completamente online, specializzato appunto sul regime forfettario. Mi occupo di tutto quello che fa di solito un classico commercialista, ma lo faccio completamente online tramite un servizio di contabilità che non prevede mai la necessità della tua presenza fisica in studio. Effettuo infatti tutte le operazioni classiche che effettua un commercialista, ma completamente online, senza mai la necessità di vederci. Ma esattamente di cosa mi occupo? Come primo passo aprirò la tua partita IVA. Dopodiché ti insegnerò ad emettere le tue fatture. Ti fornirò quindi gli accessi al mio software di fatturazione. Tramite questo software potrai emettere tutte le tue fatture nel regime forfettario. È un software molto facile da utilizzare e anche molto innovativo, perché ti darà già un calcolo presuntivo delle tasse e dei contributi che pagherai su ogni fattura emessa. È naturalmente un software che ti permetterà di emettere fatture elettroniche. Dopodiché ci sentiremo una volta al mese per fare un po' il punto della situazione e infine una volta l'anno, tra maggio e giugno, invierò la tua dichiarazione dei redditi. Da lì verrà fuori quello che è il calcolo delle tasse e dei contributi da pagare, quindi ti invierò i modelli F24 già precompilati per poter pagare le tue tasse e i tuoi contributi. Questa è un po' la routine che svilupperemo ogni anno. Il costo di questo servizio sarà di 39 euro al mese, già comprensivi di IVA, che potrai pagare scegliendo tra tre tipi di abbonamento: trimestrale, semestrale o annuale. Chi sceglierà poi il semestrale o l'annuale avrà anche diritto a una scontistica. E sul mio sito, per cui regime-forfettario.it, in alto c'è la sezione tariffe, dove potrai scegliere l'abbonamento che più ti conviene e pagarlo direttamente online sul sito.
sito. Se ti è piaciuto questo video, ti chiedo di mettere like al video, iscriverti al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da rimanere aggiornato con tutti i prossimi video che pubblicherò qui. Inoltre voglio anche ricordarti che ho un gruppo Facebook molto frequentato, si chiama regime-forfettario.it, un gruppo formato ormai da più di 16.000 persone che giornalmente mi pongono delle domande interessanti sul regime forfettario, per cui se ti va iscriviti anche al mio gruppo Facebook. Adesso ti saluto, ti aspetto nei prossimi video e se dovessi avere bisogno di qualsiasi tipo di aiuto c'è anche il mio sito internet regime-forfettario.it dove potrai richiedere una consulenza compilando il form di contatto che trovi sul sito, inserendo il tuo nome e cognome e il tuo numero di telefono. Sarò io stesso a richiamarti entro qualche ora e cercherò di chiarire tutti i tuoi dubbi. A presto!